Allora, buongiorno a tutte, buongiorno a tutti, buon martedì. Iniziamo questa mattinata di pulizie. Ovviamente si comincia sempre con le lavatrici fatte da stendere. Qui vado a stendere i colorati. Fa caldissimo, mi sono messa questo vestitino bello fresco, sinceramente. E adesso iniziamo questa giornata di pulizie. Finito di stendere questa bella macchina di colorati, di scuri più che altro, vado a sistemare nelle camere tutti i letti. Parto dalla mia, vi faccio vedere un po' la situation, sempre così un po' alla voilà. E adesso come tornerà? Quindi alla normalità, come dovrebbe essere. Vado nelle altre camere, sistemo allo stesso modo tutti i letti. Io vi faccio prendere un bel po' d'aria. Arrivato Perino, ho preso crudo parma, mortadella, pane, gnocchetti per pasta e ricotta e scamorza fresca. Vediamo che pane ho messo, i bacetti. È tardissimo. Va bene, e dopo Miki mi porta un po' di spesa che ho preso giù perché domani poi vado in ospedale e non so a che ora esco. Domani c'è il controllo a mamma e non so proprio a che ora usciamo. Allora, eccoci qua ancora con i letti, sistemato, preparato. Devo mettere solo il coprimaterasso qui a mamma e vado a sistemare nella camera dei ragazzi. Idem letti, spazzare, spolverare alla veloce. E non vedo l'ora che arrivino le lenzuola che ho ordinato per i ragazzi. E se mi piacciono prenderò altri colori e anche i copripiumini per questo inverno. Sistemato il bagno, sistemata la camera, a tra un po'. Ora sto preparando il cuor di bue, il pomodoro a carpaccio, così io mi mangio questo. Con un po' di rucola. Ho messo lavare l'insalata iceberg. Per loro faccio pasta e ricotta con il pesto, questo qua al limone che è buonissimo, rucola e limone. E per me questo, non faccio la cialdella perché ragazze con la cialdella si mangia un sacco di pane, ma tantissimo. Poi io mangerò questo con la bresaola che presi a Lidl domenica. Da molto che non mangio bresaola, l'ho eliminata proprio la carne, però ogni tanto. Mangio un bel piattone di questo, non so se viene male. Io tra un po' ho già spazzato a terra con la scopa perché ora usare la Bissell con il filo. Allora, non vedo l'ora che me la sistema, Vale, quella senza filo. Pomodoro. E devo andare a prendere la bambina. Metto un po' di sale. Olio. Poco perché adesso vado a ricondire la rucola e il... Ho messo l'aceto, la rucola e la bresaola che vado già a prendere. La bresaola sopra,
non la mangio tutta, però se la vogliono i ragazzi. Ok, sulla bresaola vado a mettere il pepe. Grana padano in scaglie. Non ci riesco. E stavo dicendo, tiro lo straccio a terra nelle camere. Ho già riempito il secchio, metà, tanto ho lavato ieri alle 5 del pomeriggio, no, ieri mattina lavai, sì, ieri mi sbrigai prima, lavai. Metto le scaglie del grano, faccio un bel piatto completo. Ci metto la rucola. Olio. Basta sale. E vado a premere un po' di limone. Voilà. Il mio piatto è pronto. Guardate cosa, il lavoretto che hanno fatto alla piscina. Hanno fatto il lavoretto perché loro stanno in piscina, poi rientrano, fanno lo spuntino, la merenda e fanno i lavoretti. Hanno fatto questa conchiglia, la medusa. Bella, vero? Sì. Brava mamma. La va- la mia ciabatta non la fai farla vedere. Solo il mio pallino. Il mio pallino. Mm-hmm. Ah, ho messo, ho tolto la busta, ho sceso. Hai visto Feli come ho sistemato qua? Vedi? Ho messo gli elastici, le salviettine, le spazzole, perché qua è molto più comodo per quando, ora mettiti questa, per quando ce le ho le scatole e le uso. Per quando faccio i capelli a Felicità la mattina, senza che vado nella cameretta, faccio tutto qua. Quindi ho messo tutto in quella scatola e sta bello ordinato. Ora ho acceso l'acqua per l'acqua, lavo il telo, che è andato in piscina il costume. E ci vediamo dopo. Qua se magna. Ho già raccolto i colorati, nonostante tutto lì abbia stesi a mezzogiorno. Ho già steso anche i bianchi. Scusate, metto la maglia di Miki del lavoro, che se la metto oggi pomeriggio. Miki ha ripreso a lavorare. E domani Savino è di nuovo in ferie, che va in ferie in Grecia. Però ci porta prima all'ospedale, giovedì parte. Allora, dal supermercato ho preso 2 litri di latte, un meloncino di Brindisi, fusilli, mezze maniche, caffè, 1 chilo di mozzarella ammorbidente, biscotto gelato, pancetta e pomodorino giallo. Mmm, buono. Pasta ricotta e pesto. Pasta. Allora, ragazze, faccio velocissimo il top e flop, che sono tutti i top. Così li butto e non mi tengo sta plastica così. Il soft blu oxygen amo, mi piace tantissimo, voi lo sapete che i soft a me piacciono tanto. Fairy molto molto buono, lo preferisco persino al finish, quello rosso, al Pril, mi piace tantissimo, però ora sto usando le pasticchette e mi sto trovando bene. Shampoo neutro Mantovani, estratto di limone, è molto buono, ottimo. Anche lo shampoo della Vidal molto buono, ci troviamo bene. Dual Power Relax, questo è ottimo, solo che giù non ce l'hanno, hanno solo il soft. Mi dovrei allontanare per prendere di poco, però
col caldo a piedi, insomma, non è che fa tanto piacere, quindi mi trovo bene col soft. Tesori d'Oriente, questa profumazione è ottima, a me piace tantissimo. Poi, vabbè, la polvere spuma di champagne bianco puro è ottima. Cos'altro c'è qui? È un ascellare del Neutro Robert, ottimo, tutti i prodotti top che adesso vado a buttare perché oggi è martedì e venerdì qui da noi è plastica. Ci vediamo tra un po'. Ragazzi, vi faccio vedere le scarpe che ho ordinato. Una sul sito di Instagram, cioè sul sito della Crocs, e l'altra sempre su Instagram, però non mi ricordo, della Orme, magari ve lo scrivo qui sotto. Mamma mia, che cazzo, Alice, ma da Alice che si appiccica con questi peli. Oh. 120. Oh. Troppo caldo. Faccio vedere. Prima Alice, che appena mi sono seduta si è venuta a mettere dietro. E faccio vedere le scarpe. Allora, queste sono aperte, sono leggerissime, sono della Crocs. Infatti anche a Miki, come vi avevo detto, non ho preso più le Havaianas, ho preso le Crocs, che sono molto più comode. E il modello è questo. Sono queste qua, proprio da mettere sotto i gonnelloni, sotto un pantalone, le bermuda, mi sono piaciute tantissimo, sono particolari e ho preso queste, sono leggerissime e sono fatte di non so che materiale sia, in resina, due fascioni resina. Questo è il negozio dove le ho prese, la Grandinetti Sport. Sono le Brooklyn, potete trovarle anche sul sito Crocs, sono le Brooklyn Woven Buckley Black, c'erano anche bianche e cuoio mi piacevano ma non c'era il numero, bianche idem, ho preso queste nere che diciamo sotto un gonnellone sono proprio belle, mi piacciono tantissimo. Voi piacciono? E poi ho preso questo un po' con la zeppa un po' alta, Orme, non mi ricordo come si chiamano, io ho buttato già cartonetti, vediamo se c'è scritto, no, vabbè, ho preso queste che c'erano vari colori e io le ho prese bianche, c'erano anche leopardate, però le ho prese bianche, col cinturino, la zeppa, e questo nodo a mo' di fiocco qua, sono molto comode e mi sono presa queste, ovviamente Felicita, ma sono super felice per queste Crocs, ovviamente Felicita quando ho visto le scarpe dice a me le scarpe come le tue, a me vado in competizione, cioè ho detto a mio marito, cioè io posso, vi giro, a 12 anni, 13 anni, una bambina, competizione di quella bella, no, competizione tra mamma e figlio ci mancherebbe mai, e non fa parte proprio di me, però una competizione nel senso che qualsiasi cosa dite che io mi compro la vuole anche lei, però io ora le ho comprate le ciabattine, scarpine per sandali, diciamo, della Benetton, peccato che ne è arrivato solo uno, ripeto, ne avevo preso due, ne è arrivato solo uno perché in magazzino non c'era l'altro numero. E dice mamma io le voglio, lei che indossava queste scarpe di mia nonna. E quindi avere le figlie femmine così, io dopo due maschi, avere la figlia femmina così. Bello, bello. Mamma mia che caldo che fa. È finita pure l'anguria. Oggi ho preso il melone, il brindisino, quello giallo. C'è ancora un po' di quello di pane da finire. Fa proprio caldo. Ora iniziano a venire un po' i miei parenti dal nord. Infatti mi ha messaggiato il figlio di mia cugina, Fabrizio,
e dice a Virgilio che sono arrivato a Barletta, ok? E mi ha chiamato la mamma, che sarebbe proprio mia cugina di sangue, e dice Virgilio, ti ha chiamato Fabrizio, dice io settimana prossima arrivo, ok? Poi i primi di agosto verrà anche mio fratello e noi stiamo qua. Savino dopodomani parte, io domani vado in ospedale con mamma, che giornate, sempre movimento, 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 bello così. E io devo mettere solo il piatto di Savi, la pastoviglie e lavare il lavandino. Poi voglio fare un po' nei mobili qua sotto, anche se fa caldo, non lo so, fa troppo caldo, anche perché adesso a noi si alza un venticello garganico, diciamo così, e quando si alza mamma dico ma ci mettiamo pure a balcone, e quindi una volta che ti stai pure a balcone poi ciao, non hai più voglia. Provato a fare il rimborso, per avere il rimborso del ventilatore che ordinai su Amazon della Cecotec, dove mi dice che il prodotto è smarrito. Oggi ho provato a fare il rimborso come mi aveva consigliato Amazon, però mi hanno rimandato su i messaggi di Amazon dicendo che il venditore l'ha inviato, quindi arriverà a breve. Allora ho detto a Vali, che facciamo, ce lo teniamo, magari lo mettiamo in camera dei ragazzi, perché Vali continua a dire che vuole mettere il condizionatore. Io però dico sempre, i condizionatori sì, ok, mettiamoli, però qua non lo posso accendere che c'è mamma, perché quello portatile ho provato a metterlo qua e mamma si è beccata la febbre. Poi non è solo il problema di mamma, è anche il problema che questa porta mia, infatti voi se notate io cosa porta, disse a Bali quella porta la devi smontare perché la posso mettere qualcosa, dato che quella porta è inutile, io non la chiudo mai. Le porte di casa mia, le porte, le finestre di casa mia sono sempre aperte, se fosse per me io le smonterei le porte, perché non le chiudo mai, si impolverano solamente. Poi questa è di passaggio, allora entra Michi, entra Sara, esce Felicita per andare a prendere i giochi, rientra Felicita, riesce Felicita, mamma si fa il giro ed esce, quindi il condizionatore qua si sperdeva, non dava né caldo né freddo. Poi mi ha portato questo perché serviva un ventilatore, ora arriva quello, ha detto lui, senti, teniamocelo col ventilatore, è inutile il rimborso per 40 euro. È inutile il rimborso, sempre meglio tenerlo, magari lo metti nella camera dei ragazzi, perché quello che prese alto, lo ionizzatore, quello sapete quando è buono? La notte, che io metto il timer a un'ora, quando tendo ad addormentarmi, lo metto a un'ora e lo fisso verso le gambe e i piedi, a ionizzatore, e lo metto, sapete quando vi dà quella frescura? Solo per quello va bene, ma rinfrescare una camera, come dicono, come fanno, lo pagai parecchio, io lo pagai 80 euro, quello 82 euro. Noi non sentiamo niente. O va chiusa la camera, le finestre, come il climatizzatore, non lo so, ma non ha fatto niente. E quindi ce lo teniamo, ho detto vai, tienilo, tanto serviranno sempre. Cos'altro mi devo arrivare? Ah, le lenzuola che ho ordinato sul sito della Benetton per i ragazzi, che mi piacciono tanto, e prenderò anche i copripiumini sempre per loro, le Crocs per Minky e basta. Acquisti, cioè acquisti, non è che facciamo acquisti così, sono acquisti che servono. No, c'era qualcos'altro che ho ordinato. Non mi ricordo, vabbè, se qualcosa vi aggiorno e vi farò vedere quando arrivano. Quindi mi sbrigo, anche se Alice si è messa da terra sul divano.
Che giornata domani. Ah, devo lavare i capelli a mamma, dopo le faccio i capelli, anzi tra un po' la faccio alzare così le faccio i capelli. Per sabato ho prenotato il parrucchiere che verrà a fare i capelli a me, perché forse, non vi anticipo nulla ma vi accenno, c'è una novità per domenica che vi farò sapere più in là. Dobbiamo ancora confermare del tutto. Quindi sabato parrucchiere per me, oggi io parrucchiera per mamma e ci aggiorniamo tra un po'. Che dite? Basta la testa, ma va bene? Guarda, basta la testa. E tu l'hai fatto. Ah, bene. Che va, te le? Morroidi, no. La fotocamera, la videocamera. Sono arrivate le Crocs di Mickey, ma quasi quasi le compro anche a Bali. A Bali io le ho preso le Havaianas, però queste sono molto, ma molto, ma molto, ma molto, ma molto. E tu le hai avute, mamma? Però te le compro, dai. La nonna ce le ha con le memory foam. Quindi queste sono le Crocs per Mickey.